euroregione.news. Piero De Martin per i 700 anni dalla morte del sommo poeta. L'ultimo evento si è svolto a Lignano Sabbiadoro, nella grande terrazza dell'Hotel Monaco, con la cornice di alcune sue opere che hanno rappresentato l'ispirazione dalla Divina Commedia. Direi una serata per Dante, perché ho dovuto calarmi nella realtà del personaggio per realizzare queste opere che vi ho presentato, ma soprattutto è una serata, posso dire, inno alla bellezza, ricavata dai versi e dai canti danteschi. Ma voglio ringraziare per la riuscita della serata e ringrazio Salvatore Enrico, titolare dell'Hotel Monaco, Suite Art Hotel qui di Lignano Sabbiadoro, i relatori poi Odino Cernoia della Villa De Claricini, Enrico Cotignoli che ha parlato, ci ha fatto un excursus su Dante, veramente un percorso che ci ha illuminato il sommo poeta, e alla fine il sindaco di Coseano, David Asquini, che anche lui ha citato, oltre i versi di Dante, le cantiche, le terzine, ma soprattutto collegate alla mia espressione artistica, questo nuovo percorso che ho fatto dedicate al sommo poeta, che saranno presenti il 9 settembre a Cividale dei Friuli, in una mostra personale che seguirà poi presso il Museo delle Carrozze a Codroipo, e infine dicembre più o meno a Padova all'inaugurazione di una nuova sede della Civibank, e quindi saranno esposte anche in quell'occasione. Da Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.